Maria, è stata la tua volta buona? Una delle volte buone assolute, nel senso che professione incomparabile, professionista, vedi, ci sono parole che non riesco più a ridire. Ma le ridirai. Mi sforzo per cui, tanto se ti sputacchio addosso, sappi che lo faccio per questo, basta. Sappi che me lo prendo questo sputo. Ho sempre ammirato di Maria la capacità di lasciare spazio a chi le sta intorno. Non ho mai visto in 10 anni gli amici un copione. Non so cosa sia il copione. So che se, magari come è successo, io indosso una maglietta con addosso a tempi a Nox, tanto per citare un artista, e la rivedo 2 settimane dopo ad Amici, quella occasione, in quell'edizione speciale, cantare con Emma, quando finisce in un amore, folgorato dalla riapparizione della Oxa, perché Araba finisce, si rigenera ogni volta, come sta facendo tuttora, e capisco che Maria ha occhi e orecchi ovunque, non necessariamente i suoi, magari i collaboratori, non si lascia scappare nulla, perché è capace, come sta facendo ora, di interpretare il desiderio del pubblico e farli divenire realtà. 10 anni insieme. 10 anni insieme. Perché è finita? Non è finita, come è normale che sia, ci sono le successioni che si avvicendano. Ho fatto con lei dopo Amici un Amici Celebrities. È vero, c'è anche Francesca Manzini. Come ho fatto poche settimane fa una serata dedicata a Maurizio dal Pariol con lei. Ed eri platinetto. Eh sì, perché a Maurizio conobbe quella specie di catorcio del dopoguerra che ero io. No, sì, sì, sono detto Dio, chi sta dando del catorcio? Tremato, cioè, scusate. Tu pensa che lui non sapeva le prime puntate, come il diavolo, non aveva idea che quel signore un bel po' obeso, che stava lì attendendo di entrare in camerino e poi di trasformarsi, sarebbe stato quel signore là. Quella signora là? Quella signora, sì, certo. Finta signora là. Non, a me ho troppo rispetto per le donne per imitare. Sono la parodia, ormanalmente riuscita male, di un essere vivente e pensante. Però proprio grazie a lui c'è stata la riscoperta di Mauro, perché lui a un certo punto mi disse: la vedo un po' sofferente. Dico: in che cosa? Lei sta un po' stretta in quegli abiti, siamo sempre... I davanti di lei? Sempre, dalla prima all'ultima volta che ci siamo visti. Peraltro l'ultima volta è stata per me toccante in modo... Insomma, dove eravate? Al Parioli per i 20 anni dalla fine del Costanzo, che ritornò al Parioli in quell'occasione. Tra gli ospiti, eri ricorrente in questo caso, c'è Patti Pravo, che non si presenta all'appuntamento in orario e dice, notoriamente arrivano un po' tardi. Arriva 3/4 d'ora dopo. Patti Pravo? Sì. Bussa alla porta del finto scenario del Pariol. Posto? Entra e, insomma, per farla breve, era giorno del mio compleanno e io ricevetti come regalo la possibilità con Maurizio, diciamo, Lenone in questo caso della reunion, di cantare con lei, pazza idea, insieme. Regalo strepitoso per me, proprio. Piangevo di rotto nel mio io, non la soubrette, perché la soubrette rideva al mondo, però un gran bel regalo. Lui capiva molte cose di me senza spiegare, però mi fece ritornare in pratica uomo, si fa per dire, e rimpossessandomi della mia identità primaria. Quindi Maurizio Costanzo ti dà la patente di essere platinetto, ma quando lui capisce che quella platinetto ormai ti stava stretta, o meglio, ti dice, non basta, ecco, torna come Mauro. Se vuoi, e fai la vita. Sì, poi ma noi stiamo parlando della moglie, però adesso. Quindi Maria De Filippi, l'abbiamo detto. Di qua c'è invece Barbara D'Urso. Anche con lei hai lavorato, sì, molto bene durante i serali. Da Mauro o da Platinette? Da Platinette e anche nella pomeridiana della domenica. Ho sempre ringraziato Barbara perché, almeno con me, è stata molto generosa.
affidandomi ad esempio a parte da domenica pomeriggio, musicisti, gli artisti, i cantanti, e così vado in bagno, cioè, ha un po' ragione, poveretta, no? Ore. E trovo che sia una donna che ha inventato un linguaggio televisivo, può piacere o meno quello che fa. I contenuti sono discutibili, così come sono discutibili i contenuti di Maria. Perché uomini e donne, con tutto l'amore che io ho nei confronti di Maria, a volte mi chiedo, ma io devo stare qua un'ora, due, a sentire giovani e meno giovani che fanno una sorta di gara a chi fa più uscite degli altri, a confrontare le storie d'amore. Però è un successo che dura da 20 anni. Sì, quindi... ma il successo in qualche modo si paga, nel senso buono del termine, che hai gli ascolti. Bisogna vedere se hai il rispetto di chi magari non sta su quella linea lì, ma preferirebbe un altro racconto, un'altra narrazione. Comunque, non siamo TV Talk, andiamo avanti. Questo è il vero discorso. Quindi, andando avanti... Quindi, qual è stata la tua vera volta buona? È stato, quindi, qui, al di là delle persone, sono anche un po' i programmi. Buona è Amici con Maria De Filippi. Perché ha interpretato meglio di chiunque altro la mia passione per la musica, quella originale. Quindi, Triti Barbara? Mandale un messaggio. No, però, se posso... Questo addio di Barbara alla televisione commerciale è stato un po' violento, nel senso che meritava, credo, una forma di rispetto più alta. Non doveva essere cacciata senza diglio della serie, neanche avesse fatto chissà cosa. Ha fatto un titolo di televisione che funzionava, mi pare che ora non sia andato così bene come quando c'era lei. Tanto però per sai dire. Mauro, noi non possiamo sapere cosa c'è, perché comunque però possiamo sapere chi abbiamo, e quindi conservarci, magari chi aveva a che fare con lei dire guarda, cerchiamo di calmare un po' la vena, non so, trascio la vena, no, un po' agitata, però scusami, il caffeuccio, i riconoscimenti di un mondo, le casalinghe con le quali tu come dire, ti interroghi tutti i giorni. Col cuore. Una serie di atteggiamenti, anche di postura. È vero che lei è una scelta. Cioè, tu stai facendo tutto questo perché non sai ancora chi tritare. No, dimmi Mauro, perché io ce ne ho altri qua. No, eh? Guarda, cioè, non è che facciamo analisi televisiva. Te la faccio breve. Li trito entrambe. Ah, vabbè, fallo.